Credo che i problemi siano legati soprattutto a un certo disagio sociale che non è solo di Trieste, io credo che sia proprio un disagio generazionale. È chiaro che anche il fenomeno dell'immigrazione ha creato, diciamo, un dissesto nell'equilibrio della sicurezza. Il disagio giovanile e l'immigrazione sono dunque i fenomeni maggiormente nel mirino delle forze dell'ordine, secondo il comandante dei Carabinieri di Trieste, colonnello Mauro Carrozzo, intervenuto a margine della cerimonia in Piazza Verdi per il 210° anniversario della fondazione dell'arma. Noi stiamo continuando a fare periodicamente, settimanalmente, servizi ad alto impatto interforze. Dividiamo il territorio tra polizia e carabinieri, grazie anche al concorso della Guardia di Finanza e della polizia locale. Quindi credo sinceramente che questa città, come tutto il resto della provincia, possa, diciamo, sicuramente vantarsi del fatto di avere forze di polizia che controllano il territorio. Nel 2023 i carabinieri di Trieste hanno ricevuto 12.000 richieste di intervento, hanno disposto oltre 7.000 servizi di controllo del territorio e arrestato oltre 230 persone. Altre 1.600 sono state denunciate in stato di libertà. I dati sono stati diffusi in occasione della cerimonia odierna, durante la quale sono stati anche consegnati riconoscimenti ai carabinieri distintisi in attività di servizio e che è anche l'ultima a Trieste per il comandante Carrozzo. Il bilancio dei 3 anni è stato assolutamente positivo. Io mi portavo dietro un'esperienza a carattere prettamente operativa fatta in altri territori d'Italia, caratterizzati dalla presenza di criminalità organizzata. Ho trovato una terra qui a Trieste intanto bellissima, una economia e una società in crescita, in grandissima crescita, e quello che dico sempre è che nella parabola di crescita il benessere si porta dietro tutto ciò che c'è di buono e a volte si porta dietro anche qualche criticità che va risolta, ma del resto noi siamo qui proprio per questo motivo.